Buongiorno cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, 3 febbraio 2018. Questa è la prima edizione. Ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Amazon, il jus laborista, dice che il Job Act ha spianato la strada al bracciale elettronico. Ormai l'unica tutela è il codice sulla privacy. Vincenzo Martino, vicepresidente dell'associazione AGI, dice che fino al 2015 questi strumenti da anni bui non sarebbero stati ammissibili, ma lo statuto dei lavoratori è stato modificato dal governo Renzi e ora gli strumenti di lavoro possono essere usati anche per controllare i dipendenti senza necessità di un accordo sindacale né del via libera dell'ispettorato. La sindacalista dice già oggi i magazzinieri usano uno scanner e se si slogano per andare in bagno ricevono lettere di contestazione. Arafat scagionò B in cambio di soldi, l'Espresso pubblica i diari del leader dell'OLP, settimanale pubblica estratti di 19 volumi scritti in arabo tra il 1985 e il 2004 che raccontano intese politiche, azioni di guerra e affari che fino adesso erano rimasti oscuri e che riguardano anche l'Italia. Ghedini dice fatti infondati in manovra elettorale. USA ha pubblicato il Memo Nunes, il GOP contro l'FBI, abusi per intercettare team di Trump. Il report stilato dalla Commissione Intelligence della Camera, guidata dal repubblicano David Nunes, afferma che la Polizia federale abusò dei suoi poteri usando come parte essenziale delle sue richieste per intercettare la campagna del Tycoon, il dossier appunto redatto dall'ex spia britannica Christopher Steele, pagata dai democratici. A questo punto insorgono, dicono Tycoon non licenzi Mueller, altrimenti sarà crisi costituzionale. Paniere Istat 2018, entrano l'avogado e il robot aspirapolvere, fuori canone RAI e lettore MP3, l'inflazione comunque resta debole. L'Istituto Nazionale di Statistica ha aggiornato l'elenco dei prodotti di riferimento su cui si calcola l'inflazione annua, modifiche assolutamente corrette per il Codacons, perché rispecchiano i cambiamenti registrati nelle abitudini degli italiani. Francia, Tariq Ramadan in stato di arresto, commise due stupri nel 2009 e nel 2012. Tariq Ramadan è sotto inchiesta per violenza sessuale. Lo stato di fermo al termine dei 2 giorni previsti dalla legge è stato tramutato in arresto, appunto. Lo riferiscono i media francesi. Al centro di 2 denunce per stupro relativo a fatti del 2009 e 2012, il teologo musulmano, docente di studi islamici contemporanei a Oxford, è sotto accusa per stupro e stupro su persona vulnerabile. Ramadan, che ha negato le accuse, ha chiesto un ulteriore esame della sua detenzione da parte del giudice della libertà, alla presenza dei suoi difensori. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.